pizzichino più di tutto. La dichiarazione tua, poi... Sì. Oggi abbiamo incontrato l'agenzia che si occupa della sicurezza delle nostre frontiere per l'Unione Europea e ci ha confermato che l'Italia ha accettato e autorizzato gli sbarchi esclusivamente nei propri porti. Ci chiedevamo come mai in Italia in un solo anno arrivassero 180.000 migranti e in Spagna soltanto 8.000, e adesso abbiamo capito il perché. Renzi ci ha venduti come nazione per 80 euro, ha autorizzato l'utilizzo dei porti italiani per gli sbarchi dei migranti in cambio di flessibilità europea per dare i suoi bonus. La Libia è una questione di sicurezza nazionale e la dobbiamo affrontare in maniera seria. Avere un Presidente del Consiglio dei Ministri e un attuale governo presieduto da quello che era il Ministro degli Esteri, che hanno autorizzato sbarchi indiscriminati all'interno dei nostri porti per qualche spicciolo, è vergognoso. Ci hanno trasformato nel più grande porto d'Europa per qualche soldo, per 80 euro per vincere le elezioni europee. Gli altri paesi d'Europa però non sembrano disponibili a dare adesso i loro porti, quindi la soluzione in questo momento quale può essere? Ma la soluzione è molto semplice: se l'Unione Europea non vuole aiutarci, Frontex ci ha detto chiaramente che gli altri paesi europei ieri hanno fatto scena muta alla domanda se vogliano o meno aprire i loro porti, e allora vuol dire che siamo soli in Unione Europea, ci devono dire che ci hanno cacciato dall'Unione Europea, utilizzeremo i soldi del contributo all'Unione Europea per finanziare le operazioni di rimpatrio, prima di tutto, di tutti i migranti economici che abbiamo in Italia e di accoglienza dignitosa a quelli che vengono e che scappano da guerre e da situazioni di conflitto. Ma e deve essere chiara una cosa, il governo dice modifichiamo Triton. Triton 3 anni fa era il più grande accordo che l'Italia avesse ottenuto in sede europea per gestire la questione dei migranti. Adesso scopriamo che l'accordo prevedeva che tutti i migranti salvati nel Mediterraneo e imbarcati nel Mediterraneo dovessero sbarcare solo nei porti italiani. E quando noi abbiamo chiesto ma che cosa succede se l'Italia chiude i porti? Abbiamo chiesto questo a Frontex. Lui ci ha risposto che la situazione è complessa, ma che l'Unione Europea si limiterebbe a ridurre gli stanziamenti per l'operazione Triton. Cioè il problema dell'Unione Europea è solo di finanziamento, non gliene frega niente della gente da salvare in mare. Ed è questa la follia. Allora, se siamo soli come Italia, abbiamo un problema di sicurezza nazionale che è la Libia, la dobbiamo affrontare stabilizzando la Libia ma anche limitando i flussi di migranti, e per questo dobbiamo anche imporre nel Mediterraneo le imbarcazioni che stanno facendo ricerca e salvataggio un codice che non è il codice di condotta, sono leggi dello Stato che devono mettere a bordo di queste imbarcazioni la polizia giudiziaria, che devono chiedere alle imbarcazioni di rispettare i codici e quindi di non entrare nelle acque territoriali, altrimenti i porti si chiudono. Si chiudono i porti a quelli che non rispettano le nostre leggi, e le leggi le dobbiamo fare in Parlamento. Quindi noi abbiamo una proposta di legge sulla polizia giudiziaria in mare e su quelle imbarcazioni, portiamola subito in Parlamento. Una cosa è certa, noi abbiamo scoperto oggi da Frontex, parole di Frontex, che l'Italia ha dato l'accordo ed era d'accordo a far sbarcare tutti i migranti nei porti italiani. Allora, quello che allora era il ministro degli esteri, oggi è il presidente del Consiglio italiano, quello che era il ministro degli esteri di Renzi, si chiama Gentiloni ed è il primo ministro italiano, venga in Parlamento a riferire questo alto tradimento, perché questo è alto tradimento quello che hanno fatto all'Italia. Chi ha firmato letterina, ha detto chi ha firmato l'accordo Frontex? È stato un accordo bilaterale tra Italia e Frontex. Ma chi lo ha firmato per la parte italiana? Il ministro degli interni, il ministro degli esteri? Ha detto che è stato firmato ed è stato accordato a livello di burocrati, che è ancora peggio. Quindi non a livello politico, ma questo non significa che abbiamo i burocrati fuori controllo, è inutile raccontarcela questa. Ci ha spiegato chiaramente che addirittura un accordo così importante che fu celebrato come l'accordo del secolo, neanche i ministri sono andati a firmarlo. Ma non è il ministro degli interni piuttosto responsabile? Lei dice ministro degli esteri o oggi presidente del Consiglio, ma è sì. Il ministro degli interni a fare questo. Se vuole chiamiamo anche il ministro degli interni, che oggi è il ministro degli esteri, a riferire. Io chiamo il capo del governo a riferire su questa vicenda, ma deve essere certa una cosa, che quel ex presidente del Consiglio dei Ministri, si chiama Matteo Renzi, che gira tutte le TV in questi giorni a dire che l'Europa deve fare di più e che bisogna cambiare Triton, è lo stesso che ha tollerato Triton, che portava tutti i migranti nei porti italiani.
italiani, e su questo c'è un problema di pull factor nel Mediterraneo, lo diciamo, soprattutto se ci sono imbarcazioni che arrivano sulle coste libiche, prendono i migranti e li portano nei porti italiani. La soluzione non può essere quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, e la soluzione non può essere che l'Italia sia l'unica a sobbarcarsi questo problema a livello di Mediterraneo. Se dobbiamo sobbarcarci questa questione migratoria da soli, allora tratteniamo una parte dei fondi che diamo all'Unione Europea, imponiamo le regole su quello che si deve fare nel Mediterraneo con le imbarcazioni, nelle operazioni di salvataggio, e soprattutto in patria cominciamo in Italia a gestire l'accoglienza in maniera differente attraverso i rimpatri. Frontex dice di essere attrezzata, l'ha detto anche nell'audizione pubblica, essere pronta a fare i rimpatri. Io devo dire che di rimpatri non ne abbiamo visti, e la maggior parte dei migranti che arrivano sono economici, e quelli che dicono di essere europeisti come Macron, ma con le frontiere nostre, non solo oggi ce li respingono a 20 miglia, ma dicono che non sono neanche disponibili a accogliere i migranti economici. Quindi siamo veramente in un imbuto, in una morsa, in cui l'Italia si è cacciata a causa di una classe dirigente che non è in grado neanche di gestire un condominio, figuriamoci di gestire l'Italia. Quindi scusi, dopo questa...